Grande successo al Caniglia per la rappresentazione del Rigoletto. Torna l'opera al Teatro Caniglia per un'occasione veramente speciale, il 90° anniversario della sua inaugurazione. Una grande opera, opera verdiana, per festeggiare i 90 anni del teatro. L'opera Il Rigoletto. Il teatro venne inaugurato nel 1933, inizia così una lunga e prestigiosa attività artistica in un luogo che con il suo fascino, la sua preziosità, entrerà presto a far parte del patrimonio culturale della città. Nell'arco di quasi un secolo, a partire dal Novecento fino al 2020, anche grazie alla camerata musicale, il palcoscenico del Caniglia ha visto passare i più prestigiosi nomi della lirica internazionale, oltre che i protagonisti di primo piano della prosa italiana. Occorre ricordare che il Teatro Comunale di Sulmona non fu edificato con denaro pubblico, ma con i soldi dei cittadini. Allora c'era una gran voglia di teatro. Sotto la spinta di appassionati ci furono delle raccolte popolari di soldi, ognuno contribuì con la propria disponibilità economica, finché il teatro fu una realtà, una grande realtà. Dicevamo allora, grandi artisti e grandi spettacoli si alternarono sul palcoscenico. Prima dello spettacolo, il sindaco Gianfranco Di Piero, il presidente della Camerata Musicale Sulmonese, avvocato Lando Sciuba, il direttore artistico Gaetano Di Bacco, hanno ricordato i 90 anni del Teatro Comunale, e poi denominato Teatro Maria Caniglia. Questi convegni hanno avuto la funzione di ricordare al mondo, dimentico se non addirittura in memoria, la grandezza e la perennità dei valori della romanità. Da parte mia volevo solo ringraziare chi ci sostiene, perché per 70 anni senza mai un'interruzione abbiamo onorato questo teatro, e quindi ringrazio l'amministrazione comunale e come il Ministero, la Regione Abruzzo, e un ringraziamento particolare alla Fondazione Carispac nella persona di Domenico Taglieri, che ha contribuito questa sera alla realizzazione di questo bellissimo evento. Un altro ringraziamento li vorrei fare ai musicisti, ai cantanti e tutti che sono dei nostri cari amici e vengono volentieri. Lo spettacolo è stato un grande successo. I colori, i costumi, le musiche, il canto, tutto verdiano, ha suscitato grande entusiasmo tra gli spettatori. Applausi ripetuti continuamente, come dire, applausi a scena aperta. Vediamo alcune scene. Rigoletto è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi, sul libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma di Victor Hugo, Il re si diverte, con Il trovatore e La traviata forma la cosiddetta trilogia popolare di Verdi.